Tre espulsi negli ultimi 5 minuti, Bruni, Berardi e Conti. Il Gavorano termina in 8 uomini in una partita che per forza di cose verrà ricordata per le decisioni dell'arbitro, il signor Igor Iuri Paolucci della sezione di Lanciano. Peccato perché fino a quel momento il match tra Gavorano e Tutto Cuoio era stato bello e combattuto, con gli ospiti impegnati a recitare la parte della miglior squadra vista finora in questa stagione al Malservisi Matteini. Nel primo tempo passano alla cronaca i Legni colpiti dai neroverdi, il primo con Bellante al 30° minuto, il secondo con Gorzegno al 38° sugli sviluppi di un corner battuto da Guidelli. In mezzo, precisamente al 37°, il colpo di testa di Gomez con cui il Gavorrano va a propria volta vicino al gol. Il portiere Lombardi dice no e salva il risultato. Le squadre vanno dunque al riposo con le reti ancora bianche, ma passano appena 30 secondi dall'inizio della ripresa che il risultato cambia, complice un eurogol dell'ala destra nero-verde Malotti. L'ex giocatore del Gavorrano, che nel primo tempo non si era praticamente mai visto, porta di sinistro in vantaggio i suoi, 1-0 per il Tutto Cuoio. Reagisce il Gavorrano al 52° con un colpo di testa del nuovo entrato Cerretelli. Lombardi si salva neutralizzando la minaccia. Al 63° lo stesso Lombardi esce con tempismo al limite della propria area di rigore per anticipare Gomez e Jukic. Al 74° ed al 78° due episodi che fanno crescere il disappunto dei giocatori rossoblu verso l'arbitro. Dapprima Lamioni cade in area del Tutto Cuoio ma ottiene solo un calcio di punizione contro, poi viene fermato per presunto fuorigioco. All'83° occasione monumentale per i padroni di casa con Jukic che si fa neutralizzare il tiro in calcio d'angolo dal portiere avversario. Si arriva così ai 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro che prima commina il rosso diretto a Bruni per questo contatto con Di Paolo. Nel corso delle proteste Berardi del Gavorrano riceve il secondo giallo dell'incontro e viene espulso. Poi tocca anche al direttore generale rossoblu Filippo Vetrini raggiungere anzitempo gli spogliatoi. Il gioco riprende con il Gavorrano in 9 uomini ma dura poco perché anche Conti rimedia il secondo cartellino giallo e la relativa espulsione. Con i padroni di casa ridotti in 8 c'è ancora il tempo per vedere un assalto finale all'arma bianca del Gavorrano alla porta nero-verde, nel corso del quale Lamioni termina a terra in area di rigore. L'arbitro non se la sente di concedere la massima punizione e fischia la fine del match. Un pugno di secondi dopo finisce 1-0 per il Tutto Cuoio.